Forse è quello uno dei nostri problemi, che nessuno si lamenta. Noi così va bene, nessuno ha mai alzato la voce, qui si lavora appunto da capo. Il popolo veneto è estinto. In Veneto vivono 5 milioni di italiani. Italiani diversi. Italiani che lavorano più degli altri, pagano più degli altri, muoiono più degli altri. Prendete il cammello e tornate a casa! E voi non siete evasori? No, assolutamente. Il Piave mormorava, adesso vomita. Io ho fatto la quinta, in italiano. Il popolo veneto è estinto, anzitutto perché estinti sono i veneziani. Venezia non esiste più come capitale di riferimento, sarà una capitale storica, Venezia, tutto quello che vuoi. Quella che dovrebbe essere la capitale del Veneto è diventata un parco giochi. Il milanese che domanda informazioni per parcheggiare in piazza San Marco. Sto cercando una strada che si chiama Calle. A che ora aprite Venezia? Il ponte di Calatrava unisce alla terraferma un'isola che sta affondando insieme all'impresa. Tecmec ha partecipato ai lavori per la realizzazione dell'opera, ma non è stata liquidata. Fallita, è stata rilevata da un gruppo che ha sede in Friuli Venezia Giulia. Se uno non capisce che differenza c'è fra regione statuto speciale e regione statuto ordinario, non ha capito niente. Una regione speciale, come speciale, è la provincia di Trento. Le cooperative del Veneto devono mandare il 3% dei loro utili a Roma. Le cooperative del Trentino mandano il 3% dei loro utili a Trento. Il 95% dei cittadini di Sappada ha votato per la secessione. Noi ce ne andiamo anche per altri motivi storici e culturali. Gli altri non so cosa faranno, spero che facciano una gran guerra. Più lontano se ne andranno imprenditori e artigiani come Silvio Dalprà. Noi qui siamo proprio in mezzo e veramente non sappiamo cosa fare, siamo rimasti quattro gatti e probabilmente i più stupidi. Dalprà ha aderito a Passaporto per la Vita, la comunità di esiliati volontari fondata da Andrea Zucchi. Queste sono le chiavi della mia attività. Io questa sera ho finito, perché abbia pazienza, ma domani i miei negozi li aprite voi. Tutta Roma andiamo, fare la rivoluzione. Resteranno in Veneto i pescatori di Chioggia. La crisi non merita sicuramente le nostre vite, sicuramente non la mia. Resteranno in Veneto gli eredi degli imprenditori suicidi. Sono partito con un'azienda agricola di 7 ettari che mi hanno lasciato i miei genitori. Ho finito proprio quest'anno l'ultima rata di un prestito quarantennale. Resteranno in Veneto allevatori e contadini veneti. Io ho un bambino da dare da mangiare, una famiglia. Soprattutto resteranno in Veneto quei veneti che i media nazionali, i burocrati di Stato, i mantenuti della politica credono estinti. Qui ci sono 800.000 euro di pratiche legali presso il tribunale. Ma che in Veneto e per il Veneto vogliono ancora lottare. Noi qui abbiamo firmato con il sangue, abbiamo firmato con le nostre proprietà, con le nostre case, con i nostri terreni. Il governo con cosa ha firmato per venire a togliere i soldi a noi?